la laguna dello Stagnone di Marsala è un luogo magico, fuori dal tempo. Un paesaggio naturale suggestivo di rara bellezza. È la laguna più estesa della Sicilia e dal 1984 è una riserva naturale. Comprende quattro isole: Mozia, Isola Grande o Lunga, Scola e Santa Maria. Lo specchio d'acqua presenta fondali molto bassi che sono ricchi di posidonia. È l'habitat ideale per diverse specie animali e vegetali. Sono quasi arrivata a Mozia, il viaggio è molto veloce, è possibile arrivare in 10 minuti. Ora scendo, saluto il capitano Mario Ottoveggio che gentilmente mi ha accompagnato. Ho appuntamento con Pamela Toti, un'archeologa che mi racconterà l'isola di Mozia. Pamela Toti, un'archeologa che mi racconterà Mozia. Io sono appena sbarcata, ho fatto questo viaggio meraviglioso su un barcone, ho attraversato tutto lo Stagnone, la riserva, esatto, la laguna qua dello Stagnone. E adesso sono approdata qui a Mozia o San Pantaleo. Sì, beh, perché San Pantaleo è il nome dell'isola, Mozia è il nome della città che i Fenici costruiscono su quest'isola, quindi ormai nell'uso comune si dice isola di Mozia, però se si volesse essere anticamente precisi era Mozia la città e San Pantaleo l'isola. La città fenicia copriva l'intera superficie dell'isola, pensa, sono a circa mezzo chilometro quadrato, quindi è grande, aveva delle mura di cinta, delle porte, era una città ricca, prospera, aperta verso l'esterno, quindi dentro Mozia vivevano greci, fenici, era una città siciliana, quindi una città mediterranea. Florida, esatto. Che poi viene distrutta dai greci nel 397 a.C. e non più ricostruita. Siamo nel piazzale vicino al museo, mentre invece in quella casa doveva esserci il museo del vino, perché era la vecchia cantina dove si vinificava fino agli anni 70, quando si poteva vinificare sull'isola. Finita questo periodo si decise di creare questo museo del vino e si iniziò la ristrutturazione. Si tolsero i pavimenti e si trovò Mozia. Ovviamente, perché appunto 20 centimetri sotto i nostri piedi c'è la Mozia Fenicia. Alle mie spalle c'è una statua fondamentale di Whittaker. Sì. Chi era lui? Chi è stato? Whittaker è stato lo scopritore moderno di Mozia, quello che ha comprato l'isola, che ha iniziato gli scavi, che ha fatto la prima pubblicazione scientifica su Mozia nel 1921 e che in un certo senso ha aperto le porte di Mozia alla gente del XX secolo. È un industriale, appartiene a una famiglia di commercianti e di industriali, oltre che di vino, di zolfo, hanno interessi nelle compagnie di navigazione, sono degli industriali a tutto tondo. E quindi Mozia, oltre che dal punto archeologico, va fatta fruttare anche dal punto di vista economico. Quindi abbiamo piantagioni di agavi, perché dall'agave si ricava la fibra con la quale si fanno le corde delle navi, quindi esatto. Whittaker crea questa industria. Abbiamo i vigneti, perché comunque sia il vino va prodotto, e poi ci sono anche i frutteti. Qui invece c'è il museo, dove all'interno ci sono diversi reperti. Ci sono gli oggetti trovati nelle campagne di scavo, sia da parte di Whittaker, l'ala antica, l'ala Whittaker, sia dalla parte degli scavi moderni.